Adesso vedrai. Ecco, possiamo allora iniziare. Buona serata a tutti. Ci scusiamo ancora per il ritardo. Siamo al secondo incontro del nostro ciclo di quest'anno. Abbiamo iniziato con il collega De Filippi, che ci ha parlato della retorica e del rapporto retorica-logica, e è emerso come nel Medioevo ci siano vari modi di intendere la retorica, e il discorso analogo riguarda anche la grammatica, di cui ci parlerà questa sera il professor Costantino Marmo, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Costantino Marmo è ordinario di semiotica all'Università di Bologna, dove è direttore del Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco. È infatti uno dei numerosi allievi di Umberto Eco, che Umberto Eco ha indirizzato allo studio della cultura medievale, e Costantino in particolare si è interessato a problemi di logica, teoria del significato e semiotica fra il XIII e il XIV secolo. È autore di moltissimi lavori su questi argomenti, e in particolare sui modisti e la grammatica speculativa. Oggi parlerà sul tema, parte del discorso e sintassi, dalla grammatica positiva alla grammatica speculativa, dal IX al XIV secolo. Prego, Costantino. Adesso mi deve autorizzare a condividere, a condividere lo schermo e poi ci siamo. Ho preparato una presentazione giusto per seguire e per farvi vedere anche dei testi, un po' di testi che ho tradotto anche in italiano, per cui sono, Grazie. possiamo vedere. Non riesco ancora a condividere, credo. No. No? Non riesci? Ti No? ho impostato come relatore. Eccolo, ecco, c'è. Ok, eccoci qua. Oh. E adesso, questo non so da dove l'ho preso, questo manoscritto, però l'ho trovato in rete, mi sembrava piuttosto bello ed è una copia di Prisciano, dell'istituzione di Prisciano. E sul nome, il nome, la parte del discorso, eccetera, eccetera. Allora, del tutto il titolo che avevo passato, ho tenuto solo il sottotitolo, in realtà, perché di sintassi in realtà non parlerò molto, perché vedremo, insomma, è un affare un po' complicato, quindi ho preferito tralasciare. E quindi quello che farò, se funzionasse magari anche il... No, non funziona, ma andiamo avanti con il sommario è questo, e cioè partiamo dalle fonti a partire dalle quali si è insegnata la grammatica nell'Occidente latino, di questo che parlerò, e quindi da alcuni passaggi di Elio Donato, un grammatico del IV secolo della nostra era, poi che ha prodotto, voi ve ne parlerò, un paio di manuali proprio di grammatica che sono stati, hanno avuto un successo quasi immediato, tanto da essere commentati addirittura alla fine del IV secolo. Prisciano era un grammatico invece del VI secolo che insegnava a Costantinopoli, però, e quindi ha prodotto un monumento, 18 libri di Institutiones Grammatice, che sono diventate lentamente, perché un macigno di queste dimensioni non era facile da portare in aula, come tutti sapete, forse contavano le pagine. Le pergamene anche allora, e quindi non è stato facile, tant'è che i primi commenti compaiono nel IX secolo
si comincia a parlare di Bresciano appunto nel IX secolo, con VIII secolo, con Alcuino di York e Giovanni Rugena, diventa una materia di insegnamento soppiantando completamente il diaconato nel XII secolo, tra XI e XII secolo, con Guglielmo di Conches e Pietro Elia, e nel XIII secolo abbiamo altri commenti un po' attribuibili. Uno, poi vedremo che i 18 volumi, libri dell'istituzione sono divisi in due parti e vengono commentati separatamente. La prima, i primi 16, è il Priscianus Maior, che tratta vedremo insomma delle parti del discorso essenzialmente, e il Priscianus Minor, che invece è la sintassi, proprio la parte dedicata alla sintassi. E quindi ci sono alcuni commenti alla prima parte, alla Maior, e altri commenti alla Minor. E poi vedremo qualcosa sui modisti anche. Il filo conduttore, diciamo così, di questa cavalcata saranno le nozioni di sostanza e qualità, che sono centrali nella definizione di alcune parti del discorso, il nome in particolare, il pronome. Cominciamo da Iodonato, appunto, che produce, insegna a Roma, e vi ho dato anche un po' qual è la struttura dell'Ars Maior. Una prima parte in cui parla delle lettere e delle sillabe che corrispondono grosso modo alla nostra fonologia, con qualche problema che vedremo tra un attimo. Una seconda parte sulle parti del discorso, la definizione delle parti del discorso, che grosso modo corrisponde a quello che oggi facciamo in morfologia, ma con un apparato teorico molto diverso. E la terza sul discorso figurato, cioè vizi e virtù del discorso, quindi quello che corrisponderebbe alla nostra stilistica, si sovrappone in parte alla retorica, di fatto, tant'è che già Quintiliano si lamentava e polemizzava con i grammatici proprio da retore, perché si facevano concorrenza proprio nel trattare i tropi. Manca completamente la sintassi, nel senso che non è un argomento affrontato da Elio Donato. Vediamo qualche definizione. Il concetto di base di quella che possiamo considerare la linguistica antica è la nozione di vox, che io traduco sempre con espressione fonica, perché viene distinta dal suono semplicemente, per cui non si può tradurre suono. Voce però è un po' troppo generico, e quindi siccome è una parte della parola, la parte che corrisponde in teoria semiotica al piano dell'espressione, mi veniva comodo, per motivi anche teorici, chiamarla espressione fonica. Quindi ogni espressione fonica è articolata oppure confusa. Articolata è quella che può essere tradotta in lettere, quindi può essere trascritta, e confusa è quella che invece non si può trascrivere. Gli esempi classici, che vedremo anche un po' in Prisciano, sono quelli di parole che fanno parte del linguaggio del latino, perché di questo si parla poi alla fine, del latino corrente, e mentre invece quelle, le espressioni foniche confuse, le voci sconfuse, sono invece quelle degli animali, fondamentalmente, quelle che non hanno, oppure il fischio, per esempio, che può essere significativo, ma non è trascrivibile, se non con onomatopee, ma non le usavano all'epoca. L'altra nozione fondamentale è la lettera, che andrebbe tradotto proprio come espressione fonica elementare, perché Scusa, dicono che non si sente l'audio, non dico se non si sente del tutto, si senta poco. forse devo stare più vicino. Se sto più Adesso senti vicino, va meglio? meglio? Ma io sentivo bene anche prima, francamente. Però Allora dipenderà anche dalle confermo connessioni dei che singoli. si dipenderà da come si conferisce da quello, se tieni magari più vicino. Mi metto più vicino. Dicevo, la lettera è la nozione fondamentale, perché corrisponde alla parte minima dell'espressione fonica articolata, come dice qui, e corrisponde effettivamente a quello che oggi noi chiamiamo fonema.
che individuiamo appunto come unità minima del piano dell'espressione. Come vedete c'è una certa affinità di approccio, nel senso che anche allora i linguisti dell'epoca cercavano le unità minime e appunto la littera è individuata come questa parte minima. E le proprietà sono interessanti perché da lì capite subito quanto è ambigua l'espressione littera. Perché ciascuna espressione fonica dice articolata ha tre proprietà: il nome, e fin qui ci siamo, A, B, C, eccetera, questi sono i nomi, la figura, e qui già è un problema, e il valore. Il valore che cos'è? È la funzione, diciamo così, consonantica, vocalica o semivocalica o semiconsonantica che viene attribuita alla, oltre a potestas viene usata anche vis, che però è usata in periodo più tardo. Figura invece è proprio l'aspetto visivo della littera, che è la sua trascrizione di fatto, e quindi littera si mantiene in bilico tra l'espressione fonica, vocale, quindi la pronuncia, che chiamiamo pronuncia indebitamente oggi, e l'espressione grafica, e quindi si muove ambiguamente tra le due cose, tra le due, i due livelli, scritto e parlato. Le definizioni, le parti del discorso sono 8, per Donato come per Brisciano: nome, pronome, verbo, avverbio, participio, congiunzione, preposizione, interiezione. Sull'interiezione c'è un po' di discussione, perché alcuni lo considerano parte dell'avverbio e altri invece come una parte a sé stante. E le due principali sono il nome e il verbo, e in questo concordano con i logici, perché se c'è una cosa che deriva dalla logica greca è l'individuazione delle due parti da parte di Aristotele nell'interpretazione del onoma e rema come le due parti fondamentali della frase e della proposizione, quella che può avere un valore di verità. Ed è su queste che mi concentrerò io, soprattutto sul nome. E vi farò vedere un po' di definizioni, quella di Donato, perché sono definizioni che fanno leva sul significato, sulla significazione. E il problema è proprio capire qual è la distinzione tra l'analisi semantica che si fa in logica e l'analisi semantica che si fa in grammatica, se le due cose coincidono oppure no. Questo è il tema, il filo rosso, diciamo, di tutta questa chiacchierata. Per Donato, il nome è la parte del discorso che è dotata di caso, significa un corpo o una cosa in modo proprio o comune. Di solito i commentatori dicono che corpus indica chiaramente un oggetto fisico, dotato appunto di qualità fisiche, e una cosa invece può essere anche dotata, essere immateriale o non corporea. Il verbo, come vedete, la distinzione tra la parte del discorso in questo caso è fondata sulla definizione, cioè è fondata sulla significazione di un corpo o di una cosa, mentre per il verbo la significazione concerne il fare qualcosa, quindi l'agire, o il subirlo, oppure nessuna delle due cose. E qui è il modo per indicare la voce media, che viene codificata anche in medio passiva, che è più o meno codificata dalle varie lingue classiche. Questa è dotata di tempo, persona, e non ha il caso. Quindi assomiglia molto a quello che fa anche Aristotele nell'interpretazione, quando dice che il nome è una fonè significativa, semantiche, senza il tempo, e invece il verbo ha il tempo. E quindi più o meno c'è una certa consonanza. Brisciano, due secoli dopo, scrive appunto diverse opere, una di queste sono queste monumentali istituzioni grammatiche, e poi ha anche un manualetto sul nome, il pronome e il verbo, e si fonda in maniera molto più che non Donato sui grammatici greci.
Lui insegna poi a Costantinopoli e il suo testo è anche pieno di esempi, non solo dalla letteratura latina, Virgilio in particolare, ma anche dalla letteratura greca, quindi è una fonte anche per opere perdute, eccetera. Ha una struttura molto diversa, ha in più la sintassi rispetto a quella dell'Ars Major di Donato, perché parte anche lui dall'espressione fonica e dalla littera, e questa viene chiamata ortografia, e quindi siamo sempre ambiguamente tra lo scritto e il parlato. Si parla di sillabe anche, di come si compongono le sillabe, e quindi l'interesse però non è di tipo, come adesso nella linguistica, quella di mostrare una sorta di sintassi di come si formano le sillabe all'interno di una determinata lingua, per cui c'è una testa, una coda, una rima, ci sono tutti i vari concetti che vengono utilizzati. Qui l'interesse è quello prosodico, ovvero si studiano la lunghezza e delle sillabe a fini metrici fondamentalmente. E poi c'è la parte più grande, dal secondo libro fino al sedicesimo, in cui analizza tutte le parti del discorso, una dopo l'altra, con tutte le caratteristiche accidentali, anche le caratteristiche appunto che ne fanno quella parte che viene chiamata etimologia. Etimologia, so perché chiamiamo così, perché non c'è nessuna etimologia in senso stretto, anche se c'è qualcuna in realtà, cioè non Prisciano, è vero, prende molto dai grammatici, ma non prende quella parte, diciamo, un po' deleteria del neoplatonismo, per esempio, in cui con Proclo, per esempio, il cratilo viene interpretato letteralmente come un'opera di etimologia filosofica a cui viene data una grandissima importanza. Qui l'etimologia serve per ogni tanto dare idea di da dove derivi, e sono a volte anche etimologie un po' fantasiose, però non come Isidoro, quasi. E poi appunto tutta la Priscianus Major, e poi la sintassi, chiamata anche diasintetica o diasintastica, che occupa appunto una trattazione molto, molto articolata. Vediamo anche qui qualche definizione. Qui fa riferimento espressamente ai filosofi riporta due definizioni, una come aria molto sottile percossa, che risale agli stoici, oppure come il sensibile proprio delle orecchie, ovvero ciò che propriamente colpisce l'udito. La prima definizione deriva dalla sostanza, della voce. La seconda invece dal concetto o dalla forma, si potrebbe dire. E la seconda naturalmente è aristotelica, di origine aristotelica. Le fonti, dicevo, a cui si rifà Prisciano sono in realtà Apollonio Discolo, soprattutto ed Erodiano, un allievo di Apollonio del secondo secolo, deriva il grosso di questa, è una sorta di traduzione o di resa, di adattamento della grammatica greca al latino. Ci sono qui l'articolazione è un po' più complessa rispetto a Donato, individua due opposizioni, l'articolazione e la non articolazione, la litterazione e la illetterazione, diciamo così, e quindi fa una combinatoria. Quell'articolata è quella dotata di senso, fondamentalmente. Quindi l'articolazione qui è una cosa diversa da quella che intendiamo normalmente noi. È la prima articolazione, effettivamente, in linguistica contemporanea. Non si parla chiaramente di seconda articolazione, perché non avevano il concetto del fonema. Il fonema avevano una cosa molto simile come la lettera, ma non con l'importanza che ha il fonema oggi per la fonologia. Quella inarticolata non ha alcun pensiero connesso, poi c'è quella litterata che si può trascrivere, quella illiterata che non si può trascrivere. Quindi l'articolazione, vedete che rispetto a Donato è cambiata, perché si è spostata sul senso, invece Donato parlava dell'articolazione come la capacità, la possibilità di trascrivere. E la combinatoria produce appunto espressioni
articolate, literate come arma di Runque Cano all'inizio dell'Eneide, quindi le parole che usiamo normalmente, quella articolata ma non trascrivibile, illetterata, come il fischio o il gemito, l'inarticolata e letterata come le codifiche dei versi degli animali. Coax e cra sono il verso della rana e del corvo, credo. E poi ci sono quelle inarticolate, illetterate, che non si possono, cioè, né trascrivere né sono collegate a un senso, che sono i rumori, ossia sono i muggiti che ogni tanto emettono le mucche. E che appunto non si sa perché le mucche non comunichino tra di loro, però vabbè. Infatti è da qui che siamo partiti tanti anni fa per indagare sul latrato del cane, perché appunto il latrato del cane invece risulta essere una voce molto significativa e che si sposta a seconda delle classificazioni dei segni. Ma questa è storia antica. Ok. E anche qui si definisce la littera come parte minima della voce composta, ed è anche la parte più breve di tutte le espressioni foniche che si possono suddividere e che non può essere ulteriormente suddiviso. Insomma, è la parte minima, come si definirebbe ancora oggi. Dà appunto un po' di etimologia, come vedete, anche littera è come se fosse legitera, che offre cioè un cammino, un iter alla lettura. Leg, insomma, è molto fantasioso, oppure da litura, cancellatura, come piace a qualcuno, cioè che corrisponde a ciò che per gli antichi, all'uso che avevano gli antichi di scrivere su tavolette di cera che poi venivano cancellate, litura appunto è la cancellatura. E, ovviamente sono, come vedete, etimologie molto poco credibili. La cosa interessante è che in opposizione alla littera definisce anche l'elementum, perché appunto che corrisponde al greco stoicheion, che effettivamente era utilizzato anche dai grammatici greci per indicare l'elemento sonoro proprio in maniera univoca, perché littera, come abbiamo detto, come littera in latino, perché in greco non c'è una gramma, è decisamente lo scritto, e fonè è decisamente il parlato, però venivano chiamati anche stoicheia. E comunque questi elementi sono il nome, insomma, è stato dato assomiglianza, insomma, degli elementi che costituiscono il mondo, dice qua. Per cui c'è un'idea della composizione della natura che corrisponde alla composizione del linguaggio. E la littera scritta a questo punto, littera dovrebbe a questo punto specializzarsi per indicare il grafema e non più ambiguamente il grafema e il fonema. In realtà, e quindi dovrebbe distinguersi dall'elementum, dove appunto la littera diventa un segno dell'elemento, perché appunto questa è una costante, non ci torneremo più sopra, però è una costante di tutta la riflessione sulle lingue, sui linguaggi del Medioevo, e cioè la subordinazione dello scritto al parlato. Lo scritto non è altro che la trascrizione del parlato ed è un sistema di segni, diciamo, in qualche modo parassitario rispetto al parlato. E questo appunto ci ricorda della centralità dell'oralità in tutta la cultura medievale, dove appunto lo scritto serviva per ricordarsi fondamentalmente di quello che si era detto. Però questa ambiguità rimane, littera viene, elementum non prende mai piede come termine tecnico, rimane la littera con queste due però caratterizzazioni opposte, diciamo così. E tant'è che si parla, alcuni grammatici, Sedulio Scoto, che è uno del IX secolo, parla di un abusio del vocabolo, nel senso che dovrebbe indicare littera solo lo scritto, ma in realtà viene usato anche per il parlato. Questo induce anche dei problemi è una via, diciamo così, abbastanza bizzarra per giustificare la transustanziazione,
non ve ne parlerò, ma se volete un'altra volta ve ne parlo, perché appunto Pascal Gerard-Berto nel IX secolo, quando deve far capire come funziona il rapporto tra l'apparenza sensibile e il corpo di Cristo, che si è trasformato nella sostanza, della sostanza del pane, che si è trasformato nel corpo di Cristo, fa l'esempio proprio della littera e della figura litterarum, della quella caratteristica appunto del segno grafico che la collega, secondo le sue intenzioni, in maniera univoca a un suono. Un suono elementare. In realtà non è così, perché poi anche loro sapevano che uno stesso segno grafico può indicare due suoni diversi o viceversa. Uno stesso suono può essere veicolato da due segni grafici diversi. Quindi, però lui serve proprio per indicare un modello di quasi identità tra significante e significato che gli serve per sostenere la realtà del corpo di Cristo. Però di questo parliamo un'altra volta. La dictio diventa un termine tecnico che prima non compariva, è la traduzione di lexis, del greco lexis, ed è anche questa la parte minima di un'espressione costruita, cioè che entra in una costruzione sintattica. È in relazione al tutto da comprendere. Insomma, è una parte che si collega al tutto. Non può essere ulteriormente scomposta, come in vires, per cui in vires non puoi dire che vir significa uomo quando stai parlando di forze, e es o res non significa come significa in res publica, per esempio. Ecco, quindi si distingue in questo dalla sillaba, che invece non ha un significato. Definisce anche che cos'è il discorso, come appunto ordinamento congruo delle parole che mostra un significato completo, la sentenza perfetta. E qui appunto apre il discorso sulla sintassi, perché la sintassi appunto è quella che regola la congruità, ovvero la buona costruzione, quella che adesso chiamiamo buona formazione delle frasi, e anche che costituisce la premessa indispensabile per la perfezione, dove questa sentenza perfetta traduce il greco, il concetto stoico di lecton autoteles, esattamente come appunto ciò che può essere significato in maniera perfetta, autonoma, completa. Quindi le suggestioni filosofiche sono molteplici, c'è un sincretismo fondamentalmente che confluisce qui, come era confluito nei grammatici greci, che derivavano molte della loro concettualità dalla filosofia stoica in gran parte, come per esempio i modi verbali, tutta la riflessione su questi temi, e anche da mescolandoli però con anche suggestioni aristoteliche, e vi farò vedere dopo che un riflesso di queste discussioni sia anche nel commento di Eriugena. E poi arriva finalmente alle parti del discorso. Nome e verbo, che sono le parti fondamentali secondo i logici, sottolinea, perché per i grammatici sono 8. E qui introduce una parola nuova, che è quella di syncategorematta, che compare qui per la prima volta, che evidentemente ha un calco greco ed era usata, però Apollonio Discolo non la usa. Quindi era probabilmente un termine che circolava in ambito greco e che indicava quello che Aristotele aveva chiamato syndesmoi, e cioè i legami, gli elementi che non sono né nome né verbo in una frase, ma che mettono insieme, permettono di collegare appunto questi elementi. E appunto i sincategoremi sono tutte le parti che consignificano in qualche maniera, e cioè non hanno un significato indipendente rispetto al nome e al verbo. Il nome e il verbo poi in realtà includono in sé, come parenti poveri, il pronome da un lato e il participio dall'altro, perché noi il participio oggi lo consideriamo una parte del verbo fondamentalmente, ma per i caratteri che il participio ha rispetto al verbo
non avendo una coniugazione di fatto, non avendo la persona, non svolgendo anche la funzione di connessione sintattica fondamentale all'interno di una frase, il participio è considerato, per il fatto che si coniuga ai casi, no, che si declina ai casi e il genere, no, il genere forse non ce l'ha, però insomma, il genere sì, ce l'ha al passato, ce l'ha, è più affine al nome. E quindi in qualche maniera è un parente povero del verbo, però che si avvicina al nome. Quindi la sistemazione che danno i grammatici è fondamentalmente, può essere considerata come uno sviluppo dell'individuazione da parte dei logici delle due parti fondamentali, il nome e il verbo, che sarebbero poi in logica il soggetto e il predicato, diventeranno, sviluppato su quattro elementi, nome, pronome, verbo e participio, e le altre quattro parti indeclinabili che a questo punto diventano appunto i sincategoremi. E quindi in questo modo c'è una corrispondenza. La distinzione tra le parti del discorso deriva dalla significazione rispettiva. E qui vediamo giusto le quattro definizioni. Ma ci concentreremo soprattutto sul nome, il proprio del nome significare la sostanza e la qualità, e capite perché diventa un problema. E qui poi fa riferimento a un'altra sistemazione che distingueva il nome dall'appellativo e dal vocabolo, usano proprio appellatio e vocabulum oltre al nome, dove il nome è il nome proprio. È solo il nome proprio, l'appellatio è il nome comune e il vocabulum è quel include quei termini che indicano anche oggetti non immateriali e non o anche non esistenti, o anche tutte le parole che servono nel nostro metalinguaggio per indicare le parole stesse o i concetti. A Frisciano questa distinzione non interessa, però ritorna fuori anche in seguito. Il proprio del verbo è significare l'azione, la passione o entrambe, con i modi, le forme e i tempi, ma senza il caso. Come vedete, assomiglia abbastanza a Donato, anche se invece di dire che non significa né la passione né l'azione, per indicare il medio, indica il fatto che significa tutti e due, e non, quindi è un comune e non un neutro. Il participio è giustamente separato dal verbo in quanto ha il caso e i generi, a somiglianza del nome, ma non ha i modi che invece possiede il verbo. E il pronome è quello che sta al posto del nome proprio per significare una certa persona. Quindi è un qualcosa che prende il posto del nome, prende il pronome, insomma, l'etimologia qui funzionerebbe. Passiamo velocemente al IX secolo, ottavo IX secolo, e qui c'è l'età d'oro di Donato, che viene commentato, viene insegnato, viene usato nelle scuole per secoli, insomma è quello che tiene insieme la cultura occidentale nei cosiddetti secoli più bui, e ovviamente le opere, i commenti si concentrano sulla definizione delle otto parti del discorso, trascurando le altre parti della grammatica. E Alcuino è forse il primo in Occidente a mettere in connessione la definizione grammaticali con quelle di Aristotele, mediante appunto la traduzione di Boezio. Se in Prisciano erano delle suggestioni, erano dei riferimenti non espliciti, qui diventano espliciti. E qui vi ho tradotto una parte del dialogo tra Franco e Saxo. E il maestro, cominciamo dalla discussione sul nome, prima di cos'è un nome, chiede Franco. Saxo, il nome è la parte del discorso, secondo i grammatici, che distribuisce la qualità comune o propria a ciascun corpo o cosa, e si dice quasi un segno, e qui è una piccola etimologia che aveva anche Prisciano, nomen dictum quasi notamen, quindi è come se fosse derivato da notamen per revisione della sillaba centrale. Ed è una cosa che ripetono continuamente.
Chiediamo al maestro, dice Frank Saxo, la definizione filosofica del nome. E qui si pone appunto, e qui cita il maestro la definizione di nome aristotelica, dell'interpretazione: il nome è un'espressione fonica significativa a piacere, ad placitum, secondo un placitum, qui non mi ricordo esatto, secondo la traduzione di Boezio, senza tempo. E che significa qualcosa di definito al caso nominativo, quando questa cosa è o non è, ut homo est, homo non est. E quindi vedete che c'è una connessione tra, si cerca una connessione tra i due. E qui anche la definizione di nome fa riferimento alla qualità che mancava in Donato, ma era in Prisciano. A Giovanni e Riugena sono attribuite delle glosse a Prisciano, quindi è proprio uno dei primi, assieme anche, se non sbaglio, a Sedulio Scoto, a un altro irlandese, tanto per cambiare, che commentano Prisciano, che si azzarda a commentare Prisciano. E anche lì si fa sfoggio della sua cultura greca, naturalmente, dicendo che Fonè, sarebbe per fos nus, la luce dell'intelletto, e quindi insomma si ingegna anche lui in qualche maniera. Ci sono interessanti riferimenti alla teoria agostiniana del segno, che viene citata espressamente, e una discussione sulla natura della vox, dell'espressione fonica, in cui riporta le posizioni di stoici e aristotelici, ma inaspettatamente ribaltate, almeno la prima volta che l'ho letto mi ha dato quell'impressione. Secondo i primi la voce sarebbe corporea, così come l'aria, che è composta appunto dal più sottile tra i corpi, il fuoco. E quindi per gli stoici, che sono materialisti, non ricordiamo, però sono quelli che hanno introdotto gli incorporei, quindi hanno parlato di incorporali, eccetera, quindi uno si aspetterebbe magari qualche connessione con quello, invece no. La posizione degli stoici è materialista. E quindi la vox è corporea. Per gli aristotelici invece la voce è incorporea, non in quanto emissione fonica singolare, ma in quanto specie universale. È l'universale di cui si occupano i grammatici, perché i grammatici non si occupano della singola occorrenza fonica, ma del tipo di occorrenza. E quindi giustamente Riugena dice no, riporta, perché poi credo che riporti da Boezio alcune di queste cose, riporta la posizione dei peripatetici a una incorporeità della, e intelligibilità evidentemente della vox. Commenta anche la definizione di nome, mescolando appunto anche lui Donato e Prisciano, e sostenendo appunto che Prisciano si riferisce alle cose corporee e a quelle incorporee, e che esiste un nesso tra nominabilità e conoscibilità. Non esiste, dice, nessuna creatura che possa essere conosciuta dall'uomo senza che abbia ricevuto un nome. E questo anche Fredegisto di Tours, se non sbaglio, lo dice, che Dio ha dato un nome a tutte le cose perché noi potessimo conoscerle in qualche modo. Quindi ci sono varie connessioni anche con la riflessione, le prime riflessioni sul linguaggio di ambito carolingio. E poi affronta questo, il nodo terminologico centrale da qui in avanti, ovvero in che senso Prisciano usa sostanza e qualità, perché appunto ci si chiede perché non abbia detto che il nome significa una quantità comune o propria, oppure una sostanza comune o propria, una relazione comune o propria, a seconda delle categorie aristoteliche. C'è una certa propensione a identificare la sostanza e la qualità con le categorie aristoteliche, ma la qualità viene presa come un riferimento a tutti gli accidenti, in qualche maniera, alle forme che sono costituite dagli accidenti. Non solo, poi vedremo, alle forme accidentali, ma anche alle forme sostanziali, e lo vedremo nel seguito. Infatti vedete che la distinzione tra pronome e nome si gioca proprio sulla
sul fatto che il pronome significa la sostanza a cui si fa riferimento, che sta sotto, diciamo, il sostrato, e si consignifica le proprietà accidentali che possono eventualmente stare intorno, circoscrivere il sostrato. Invece il secondo, cioè il nome, significa sempre una qualità, ovvero un'essenza universale, una forma, e consignifica la sostanza, il sostrato, in senso aristotelico, secondo uno schema neoplatonico che è ben assestato, perché lo trovate dallo Pseudo Dionigi ad Anselmo d'Aosta nel De Grammatico pari pari, anche in Agostino, ovvero il fatto che per esempio che si traduce nella posizione secondo cui i nomi astratti sono primitivi e i nomi concreti sono derivati, perché i nomi astratti sono una pura significazione della forma, mentre i concreti significano la forma primariamente e il sostrato secondariamente. E questo è veramente lo trovate fino a Port Royal, è un luogo comune della filosofia del linguaggio. Questo mix tra dialettica e grammatica durerà fino all'undicesimo secolo, quando appunto alla fine dell'undicesimo secolo si ha un episodio, un periodo molto intenso di commenti a Prisciano, a cui contribuisce anche Guglielmo di Champeaux e vari altri anonimi, che sono pochissimo studiati e che recentissimamente hanno ricevuto l'attenzione di Rain Rosier e di Anne Grandeur, che hanno anche pubblicato una versione di queste glossule, le note Nudelmenses, cioè delle note che si trovano in un manoscritto di Durham, che sono molto molto interessanti, sono stratificate, una tradizione complessissima, per cui io non ne parlerò perché sono troppo troppo complicate, anche io non ci ho capito ancora niente, devo dire la verità, però so che i lavori di Anne e di Irene sono riusciti a identificare anche lo strato che corrisponde al contributo di Guglielmo di Champeaux all'interno di queste glosse stratificatissime. Più diciamo centrale e più facilmente attribuibile è invece il contributo di Guglielmo di Conche, che però è inedito, in gran parte inedito, c'è cioè un'edizione parziale da parte di Margaretha Fredborn del 73, perché ha tre versioni poi questo commento. Una dalla Laurenziana, una dalla Biblioteca di Parigi e un'altra, la terza, credo, dalla Bodleian Library di Oxford. Quello che interessa qui è che affronta il testo di Prisciano con gli strumenti che aveva a disposizione e soprattutto la distinzione tra significazione e nominazione, che corrisponde grosso modo alla distinzione tra significato e riferimento, ecco, grosso modo, che si trova appunto in Anselmo d'Aosta sotto le spoglie della Significatio per sé, per Aliud e dell'Appellatio, senza distinguere a sufficienza, a mio avviso, tra grammatica e logica. E qui riprende, invece che Donato, o mescolare Donato con Prisciano, proprio la definizione di Prisciano, con una piccola modifica, però abbastanza secondaria. Ogni nome significa la sostanza con la qualità, anziché la sostanza e la qualità, come dice Prisciano. E queste sono interpretate decisamente in riferimento alle categorie di Aristotele. Per cui dei nomi preso uno per volta o significa la sostanza come essere umano oppure la qualità come bianco. E qui proprio questo riferimento e questa interferenza tra Prisciano e le categorie di Aristotele produce uno sconquasso, perché le definizioni di Prisciano non sono applicabili a tutti i nomi. La definizione di Prisciano non è applicabile a tutti, perché ci sono nomi di sostanze, i sostantivi, e nomi di qualità, come bianco, però ci sono anche i nomi di quantità e ci sono i nomi che usiamo per parlare dei nomi, appunto nome,
o nome tipo specie, genere, eccetera, e ci sono anche i nomi di oggetti immaginari, come il coccerlo e chimera, e quindi quando cerca di mostrare come funziona l'applicazione della definizione di Prisciano, va un po' nel pallone. Ma i nomi, dice, che significano la sostanza, la significano così da determinare anche la qualità che la caratterizza, come questo uomo, no, uomo, questo nome uomo, che significa la sostanza, ovvero il sostrato, così da determinare anche la sua qualità, ovvero questa collezione di forme o proprietà che è razionale e mortale. Quindi fa riferimento alla definizione aristotelica, porfiriana, eccetera, e quindi fa riferimento a un sostrato e a delle proprietà essenziali in questo caso, e che vengono chiamate anche delle forme. Quindi Socrate, anche il nome proprio, ha un significato, significa la sostanza, ovvero un oggetto definito, tale, in maniera tale da determinare la qualità propria di quella sostanza, ovvero quella collezione di proprietà che nel suo complesso non può appartenere a nessun altro se non a Socrate, e che Boezio nel suo commento a Profilo chiama socraticità. Qui secondo me sta all'origine anche di quella teoria che si trova poi nel XIII secolo in Alberto, dell'individuo come collezione di sette proprietà. Vengono codificate in qualche maniera, e non ho trovato nessun altro che, prima di Alberto. Se avete notizia di qualcuno che ne parla, fatemelo sapere, perché ci sono testi che riprendono queste cose. E secondo me non abbiamo ancora guardato nei commenti a Prisciano e ai nomi propri, perché è qui che si connette tutto. Ogni nome quindi significa la sostanza assieme alla sua qualità distintiva, e nomina i singoli individui, a parte appunto quando ex adiunto, a partire da ciò che è aggiunto dal contesto, può nominare la specie come homo e species, oppure se stesso come homo est nomen. Questo schema di significatio e nominatio si può applicare a tutti i sostantivi, anche quelli che significano qualità o altri accidenti delle nove categorie, oltre alla sostanza. Per cui bianchezza significa solo la qualità, non significa anche una sostanza, significa solo la qualità. E nomina, che cosa nomina? I suoi individui, cioè questa bianchezza di Gigi, questa bianchezza di Luca, eccetera. L'aggettivo invece si comporta in maniera diversa, nel senso che significa anch'esso album, significa la qualità, ma consignifica la sostanza, e quindi si comporta in maniera inversa rispetto ai sostantivi. Il sostantivo significava la sostanza in modo da determinare la qualità, ovvero l'essenza razionale mortale, oppure le proprietà individuali. L'aggettivo si comporta in maniera inversa, significa la qualità e nomina il sostrato. E questo è una cosa che rimane anche in seguito. Si può applicare anche agli aggettivi, ai figmenti, allo schema della nominatio e della significatio. Quindi i nomi aggettivi nominano quelle sostanze a cui ineriscono gli accidenti che si significano, quindi recupera, diciamo così, il riferimento al sostrato attraverso la nominatio, mentre i nomi che significano fantasie del nostro animo, quindi che sono vuoti, non significano né sostanza né qualità, ma significano e nominano un qualche oggetto immaginario che sta nella nostra anima. È la soluzione del De Magistro di Agostino, che quando parla di Nil dice che è una cosa che abbiamo nella mente, e quindi e poi dice non ci lasciamo prendere troppo tempo dal nulla. Quindi la conclusione è che le definizioni di Prisciano perdono l'applicabilità universale, fondamentalmente, in particolare per il nome. Ed è esattamente questa la conclusione che Pietro Elia, che scrive attorno alla metà del secolo e usa appunto i commenti anche di Guglielmo, trae dal testo di Guglielmo. Esamina anche le teorie di alcuni altri che correggono l'interpretazione di Guglielmo, ispirandosi alla teoria di Gilberto di Poitiers, che è chiamato appunto porretano.
e al fine appunto di mantenere la portata universale delle definizioni di Prisciano. E cito: quando dicono che ogni nome significa la sostanza e la qualità, lo intendono così, che ogni nome, cioè, significa la sostanza, ovvero una cosa qualunque, in quanto funge da sostrato, ovvero in quanto riceve una forma, e oltre a ciò significa la qualità, ovvero la forma, che permette a quella cosa di esistere, così come questo uomo significa la cosa, che è un essere umano, come sostanza, e l'umanità come forma. Ovviamente qui c'è un platonismo implicito che è abbastanza evidente e che si può applicare anche ai nomi di accidenti e agli aggettivi, per cui questo nome bianchezza significa come sostanza la cosa che è bianchezza, quindi la qualità, e il rendere bianco o bianchità. E qui si inventano, diciamo, se vogliamo immaginare un nome appropriato, qui parla di albeninitas, Scoto alla fine del XIII secolo parlerà di albedinitas, perché questa cosa è una malattia che rimane e che si trasmette per contagio. E lo stesso vale per tutti gli altri nomi. Quindi vedete che attraverso la distinzione tra di Gilberto di Poitiers, tra ciò che il nome significa, il quod, e ciò per cui una certa cosa è, la forma, si recupera la validità universale della definizione di Prisciano, interpretando appunto la qualità come il quo, la forma, che diventa la cosa più importante naturalmente. Ci sono obiezioni relative a ogni, nessuno, nulla, a cui qualcuno replica dicendo: beh, anche in questo caso possiamo applicare lo schema esattamente uguale, e abbiamo l'omnitas, che è la forma, e omnis, che è ciò che significa la sostanza, e lo stesso per nulla. Quindi hanno detto che significa ciò che non esiste come sostanza, e la nullità, la nullitas, come forma, nihilitatem, nihilitas. E quindi si inventano appunto forme anche così fantasiose. E poi critica la summa, è una summa di Pietro Elia, è veramente un'esposizione di tutte le teorie correnti, per cui è veramente una fonte enorme di studi, poco studiata purtroppo, però insomma c'è anche una bella edizione di Rei, e quindi andrebbe studiata. Appunto, trae la conclusione che si è vista a partire dalle considerazioni di Guglielmo. La loro posizione, dice Pietro Elia, è che non tutti i nomi significano la sostanza e la qualità, e quindi, ma solo i nomi delle sostanze hanno questa caratteristica, come si è appunto mostrato. Quindi è un po' il naufragio della grammatica, se non valgono più le definizioni di Prisciano. La sua proposta è di modificare il modo di intendere la significazione, estendendola anche alla consignificazione, e di modulare la significazione della sostanza come significazione secondo il modo della sostanza, e quindi interpretare, sganciare il riferimento, cioè la definizione di Prisciano, da riferimento alle categorie di Aristotele, perché non è più la sostanza aristotelica che viene significata direttamente dal nome, ma è il nome che significa qualcosa come se fosse una sostanza. Si passa a un altro livello, ed è esattamente quello che faranno in maniera molto più chiara i modisti alla fine di questo giro. E lo stesso vale anche per la definizione del verbo, per cui non significa più l'azione o la passione, ma significa il proprio significato, ciò che da lì in avanti viene chiamato res verbi. La res verbi è il significato del verbo, il nucleo semico che il verbo ha in comune col nome, della stessa famiglia morfologica. Per cui si avanza l'idea che i termini, le parole che fanno parte di una stessa famiglia morfologica, quello che noi oggi chiamiamo famiglia morfologica, abbiano lo stesso significato, la stessa res, ma significata in modi diversi. E si comincia a parlare in questo caso di modi significandi, di modi di significare. Però
per adesso, in Pietro Elia, i modi di significare indicano le caratteristiche grammaticali delle parole, ovvero il caso, il genere, il numero, la persona, il modo, eccetera, eccetera, e non indicano ancora i modi della sostanza, della qualità e dell'azione o passione. Bisogna arrivare al XIII secolo e a Robert Kilworthy per avere una, un passo in avanti, diciamo così, perché è in Kilworthy, che, di cui abbiamo solo il commento al Prisciano Minore, che però era sempre un'occasione per riprendere tutte le questioni anche sulla definizione delle parti del discorso, perché ovviamente per insegnare la sintassi devi comunque passare attraverso l'identificazione degli elementi, che, dei costituenti elementari. Quindi arricchisce il modus sostanzi di Pietro Elia con sinonimi e del tipo modus entis, modus habitus, cioè il modo dell'essere ente, dell'essere, dell'entità o della disposizione, il modo dell'azione della passione diventa il modus esse et fieri, cioè il modo dell'essere e del divenire. E quindi questi saranno i modi significanti, veri e propri, che verranno presi e sistematizzati dai modisti. E estende in questo modo il concetto di modus significandi, distinguendolo nettamente dalla significazione. E perché prima i logici e i grammatici distinguevano una significazione generale, che è quella delle parti del discorso, dalla significazione particolare, se non ricordo male, dalla speciale, scusate, che è quella invece dei logici, perché i logici si occupano del significato delle singole parole e quindi fanno una semantica che noi oggi definiremmo lessicale. I grammatici non si occupano di quel significato lì, si occupano di un significato più generale, che è comune a classi di parole, e quindi distinguono nettamente la significazione grammaticale dalla significazione logica. Kilworthy fa ancora un passo ulteriore e non chiama neanche più questa seconda significazione come generale, ma parla di modi di significare. Questa è la mossa fondamentale, secondo me. E chiarissimamente arriva a sostenere che sostanza e qualità di cui parla Prisciano non sono le categorie di Aristotele, altrimenti noi dovremmo distinguere 10 parti del discorso e non 8, perché avremmo una parte del discorso per ogni categoria. E quindi dice le parti del discorso non si distinguono secondo la distinzione delle cose, ovvero secondo la distinzione aristotelica delle categorie, ma secondo la distinzione dei modi di significare. Tutte le cose possono essere significate allo stesso modo, per il modo della disposizione dell'habitus, cioè come nomi, e quindi le cose di ciascuna categoria possono essere significate da nomi come qualità, quantità e così via. E quindi non ci sono 10 parti del discorso, ma ce n'è una che significa tutte le categorie. Che può significare tutte le categorie. La distinzione quindi tra le parti del discorso avviene grazie ai modi di significare che si articolano secondo maggiore o minore generalità, al fine di distinguere le specie del nome e del verbo. E quindi quello che fa è di inserire anche nel sistema dei modi di significare una iperonimi e iponimi, di fatto. Ovvero, perché questo gli serve, il nome è una categoria molto generale per loro, che presenta qualche cosa come se fosse qualcosa che esiste, diciamo così, una sostanza appunto, dotata di caratteristiche che sono appunto queste qualità conoscibili, ed è sul questo che punteranno i modisti, e questa, adesso mi sono perso, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, questa classe generale di nomi si può suddividere in nomi propri, nomi comuni, aggettivi, perché gli aggettivi non costituiscono una classe a parte, sono un tipo di nomi,
e quindi devono anche loro funzionare secondo la definizione di Prisciano, altrimenti non si va da nessuna parte. E lo stesso per i verbi, ci sono i verbi, il verbo cosiddetto sostantivo, che è il verbo essere, fondamentalmente, ci sono i verbi attributivi, normali, oppure ci sono i verbi vocativi, quelli che usiamo per chiamare le persone, e quindi distingue i modi di significare essenziali, che sono gerarchizzati, ce n'è uno generale, uno speciale, eccetera, eccetera, e quelli accidentali, che sono ancora le vecchie categorie grammaticali, no? Il caso, il numero, la persona, eccetera, eccetera. E entrambi hanno un ruolo nella sintassi, e qui l'unico accenno che faccio alla sintassi, perché nelle costruzioni ci sono costruzioni, secondo Kilwelby, che si realizzano grazie al solo modo di significare accidentale, come quella tra del nome col verbo essere dalla parte del predicato, non importa che ci sia un aggettivo o un sostantivo dopo il verbo essere, cioè una frase come Socrate è bianco, ha bisogno dell'accordo, di caso, di numero, di persona, di insomma tutto quello che serve. E quelli sono tutti modi di significare accidentali, quindi la sintassi di una frase elementare come questa, Socrate bianco, è regolata da, soprattutto dai modi di significare accidentali. Altre invece si realizzano grazie al solo modo di significare essenziale, come nel caso della preposizione e del nome, in cui la preposizione richiede un certo caso, per esempio da parte del nome, e viene definita come ciò che collega il termine che è dotato di caso al verbo. Questa è la definizione retorquens, cioè retorce il casuale verso l'actum che è il significato del verbo. Queste sono le definizioni che dà Prisciano e che poi vengono riprese anche dai modisti. Oppure nel caso del rapporto tra soggetto e predicato, è importante che ci sia anche una corrispondenza tra i modi di significare essenziali, perché è corretto dire l'uomo corre, ma è scorretto dire bianco corre. Quindi occorre che ci sia un sostantivo e non un aggettivo. Sostantivi e aggettivi sono le principali classi di nomi. Quindi tener conto della sintassi che sviluppa Kilwelby è una sintassi che tiene conto di tutti i modi di significare così individuati. E un cenno veloce prima di arrivare ai modisti, allo pseudo Kilwelby, ho ancora un po' di tempo. Sì. Okay. Questo è un commentatore anonimo, non si sa come si chiami, ma viene chiamato pseudo Kilwelby perché il suo commento a Prisciano Maggiore, cioè quello grande, i primi 16 libri, si trova assieme ad altre opere di Kilwelby in un manoscritto inglese e quindi è stato attribuito di solito a Kilwelby, ma non è suo, è un po' più tardo. Kilwelby scrive negli anni 40 e lo pseudo Kilwelby è già più degli anni 60, così a naso. Anche lui riprende tantissime cose da Kilwelby, tuttavia, e esamina ben tre diversi modi di interpretare il rapporto tra sostanza e qualità. Il primo, che si richiama alla metafisica porretana, è esattamente quello per cui il nome significa il quod est, il composto, la parte del composto che costituisce ogni essere, il quod est, e la sua essenza, il quo est, ciò per cui una cosa è. Quindi homo significa la res, quest homo, cioè la sostanza, più l'umanità come forma, ed è questa che aveva criticato anche Pietro Elia. La seconda si rifà alla filosofia naturale, identifica la sostanza con la materia dell'oggetto significato e la qualità con la forma sostanziale. Anche questo l'abbiamo più o meno visto. Cioè il corpo più l'anima razionale. La terza
si attiene invece a una concezione logica del composto e pone il genere come sostanza e la differenza specifica come qualità. Quindi homo è, significa la sua definizione, un po' la cosa che diceva Aristotele anche nella metafisica, cioè anima più razionale. La prima interpretazione va incontro almeno a due difficoltà, secondo lui. La composizione metafisica riguarda tutti gli enti creati, e quindi non riesce a rendere conto della specificità del nome rispetto alle altre parti del discorso, perché tutti possono essere significati più o meno da tutte le parti del discorso. E in secondo luogo perché il tipo di composizione non riguarda i non enti come la chimera, eccetera, che non hanno un quoeste, un quoeste o il nulla. E quindi i nomi vuoti funzionano sempre un po' come da cartina di tornasole per vedere se la teoria funziona. E vengono utilizzati sia dallo pseudo-Killworthy che dai modisti in questo senso. La seconda e la terza vanno incontro alla prima all'ultima difficoltà e sono ugualmente inadeguate. Tutte fanno riferimento alla realtà esterna, a principi di ragione che esulano dalle competenze del grammatico. Cioè qui si sta cominciando a definire meglio di che cosa si occupa il grammatico. E uno potrebbe pensare che si occupa delle voces. No. I modisti diranno che al grammatico delle voces, cioè di come sono fatte le lingue dal punto di vista della fonologia, non importa assolutamente niente, perché qui c'è un ulteriore salto che fanno i modisti. Per i premodisti, come lo pseudo-Killworthy, che vengono chiamati anche intenzionalisti, il Ryan Rosier che ha dato questo nome a questa corrente, di cui fa parte Killworthy, lo pseudo-Killworthy, ma anche Ruggero Baccone, vengono chiamati così perché danno molta importanza all'intenzione del locutore e anche dell'interlocutore a volte. Nel senso che accettano, per esempio, e questo vale soprattutto per il discorso metaforico, accettano la scorrettezza grammaticale in cambio di una maggiore efficacia comunicativa e incidenza, diciamo così, nella situazione di comunicazione. Per cui quando c'è un incendio e qualcuno grida acqua, acqua, è molto più efficace che non se non si esprimesse in maniera corretta dicendo: qualcuno vada a prendere l'acqua che dobbiamo spegnere il fuoco. Ci mette molto di più, è come la storia di Ugo e di Massimiliano di Troisi, esattamente, funziona meglio Ugo. E quindi tutta la teoria elaborata da Killworthy è che ci vuole una qualche ragione che spieghi perché si va contro la correttezza grammaticale, e questa è una ragione che possono dare solo i sapienti e che quindi sono più autorizzati, i poeti in particolare, sono più autorizzati a usare, a andare a infrangere le regole della grammatica per acquisire una maggiore efficacia. Quindi questi intenzionalisti, diciamo che rimangono legati comunque a un'elaborazione della grammatica legata a una lingua, che è il latino. Quello che succede con i modisti è che, la riflessione grammaticale si sgancia dal latino e aspira a diventare, la grammatica aspira a diventare una scienza, in senso aristotelico, e quindi non si può occupare della vox, che è materiale, sensibile, e neanche della vox come type, come aveva suggerito proprio lo pseudo Killworthy, dicendo, distinguendo appunto o dei segni, in quanto secondo la definizione di Agostino sono caratterizzati dall'essere sensibili, dall'essere percepibili dai sensi, e quindi vanno contro l'obiezione per cui non ci può essere una scienza dei segni, perché i segni sono sensibili e quindi sono individuali, sono concreti. Lo pseudo-Killworthy diceva: no, distinguiamo il segno occorrenza dal segno type, non diceva così, però lasciatemelo dire, faceva una cosa dal concreto individuale dall'universale, e
si occupa dell'universale, quindi andava già in questa direzione. Per i modisti proprio la Vox non ha nessun interesse, se ne occupano solo accidentalmente. La grammatica speculativa, e si chiama speculativa proprio perché fa parte delle scienze speculative, come la metafisica, come la fisica, come la matematica, è una disciplina teorica, universale, che aspira all'universale, che ha come oggetto l'universale, e quindi non si occupa delle singole lingue, e quindi diventa una grammatica universale. E quindi quello che loro pensano di trattare, trattando dei modi di significare, sono potenzialmente o tendenzialmente caratteristiche universali comuni a tutte le lingue. Non hanno ovviamente una linguistica comparativa, però sono tutti madrelingua straniera. I principali esponenti, i fondatori di questa corrente sono danesi, Martino Boezio di Dacia, e quindi parlano il latino come tutti quelli che insegnavano come seconda lingua, come lingua veicolare, lingua di comunicazione scientifica. Quello che fanno è che distinguono ancora più nettamente il piano semantico grammaticale da quello lessicale o logico. E quindi la nozione di modus significandi gli serve anche per distinguere nettamente il discorso grammaticale dal discorso logico. Fanno un uso sistematico e programmatico, consapevole della nozione di modus significandi, tant'è che dopo aver citato la definizione di nome da parte di Prisciano, Martino di Dacia dice: il modo di significare essenziale generale del nome è il modo di significare per il modo della disposizione della quiete, e qui riecheggia quello che già Kilwap aveva detto, e per il modo della conoscenza determinata. Il primo corrisponde alla sostanza e il secondo, la conoscenza determinata, alla qualità. C'è stata una bella trasformazione. E questo modo di significare è ciò che rende ogni nome un nome. Nota quindi che il modo della disposizione della quiete è materiale, nel modo di significare essenziale generale del nome, mentre il modo della conoscenza determinata è formale, perché appunto sono poi aristotelici e cercano di distinguere materia e forma in tutti i fenomeni. Questa stessa cosa, e ovviamente si rifanno agli antichi, hanno esposto gli antichi quando dicevano che ogni nome significa la sostanza assieme alla qualità, substantia cum qualitate. Ma questo va inteso in senso modale, modalità. Cioè, quindi c'è una consapevole, programmatica applicazione dei modi significandi in sostituzione del lessico degli antichi, che va in qualche maniera rivisitato, riscritto e riformulato. Quindi non tutti i nomi significano la sostanza assieme alla qualità, occorre riportare, se le intendiamo in senso aristotelico naturalmente, occorre riportare tutto ciò ai modi di significare e dire quindi che il nome significa per il modo della sostanza e per il modo della qualità, che sono esattamente il modo della disposizione della quiete, sostanza, e il modo della conoscenza determinata, la qualità. Perché la chiama conoscenza determinata? Perché attraverso il nome noi siamo in grado di conoscere l'aspetto essenziale dell'oggetto significato, che è incluso nella definizione dell'oggetto stesso e quindi esplicitabile in qualche maniera. Però lo fa non attraverso il lessico porfiriano, non attraverso le categorie di Aristotele, lo fa attraverso questo impianto di modi di significare che viene inserito, e questa è la differenza rispetto a Kilwarby, perché Kilwarby diceva esattamente le stesse cose, magari con meno chiarezza concettuale. Questo poi di Martino è un trattato vero e proprio sui modi di significare, il primo trattato sui modi di significare, e quindi non è un commento a Prisciano. È un trattato in cui programmaticamente dice: questa è la grammatica che ci interessa. E dopo addirittura ho l'impressione che vada a sostituire, quando il momento in cui comincia a essere commentato negli anni 80,
a Parigi e poi importato a Bologna da Gentile da Cingoli, va a sostituire il Prisciano Maggiore, perché è più facile da insegnare. Tutto sono facile, è un eufemismo, però rispetto alla mole dei 16 libri del Prisciano Maggiore sicuramente era più maneggevole e poteva costituire un'introduzione probabilmente allo studio più approfondito di Prisciano. Però questa è una mia ipotesi. Anche qui si distinguono i modi significandi tra essenziali e accidentali. Gli accidentali sono sempre i significati grammaticali, e quelli essenziali non hanno invece un corrispondente nella nostra morfologia, perché a me piacerebbe tanto che corrispondessero ai morfemi, ma in realtà non è proprio così, perché proprio per il fatto che Martino di Dacia, soprattutto più che Boezio, nega che la vox, cioè l'espressione fonica, sia di pertinenza, e i morfemi si realizzano in morfi, ovvero in sequenze di suoni, e quindi in parti materiali, diciamo così, delle parole, e quindi non c'è corrispondenza. Quelli essenziali però assolvono alla funzione di classificare le parole, appunto, le parti del discorso, e servono a spiegare come funziona la costruzione sintattica, esattamente come corrispondenza tra i modi di significare essenziali, per esempio, così come aveva fatto anche Kilby, o come accordo, ovvero somiglianza tra i modi di significare accidentali. E quindi su questo basano tutta la teoria della sintassi, che in Martino di Dacia è un po' striminzita, nel senso che è l'ultima parte, benché sia il centro, il fulcro, la meta di tutte le grammatiche, in realtà è molto poco sviluppata. Verrà sviluppata molto di più da Tommaso da Erfurt nei nuovissimi, nuovi modi significandi all'inizio del 300. Dicevo che la ridefinizione delle parti dei discorsi si accompagna a una riflessione anche sullo statuto ontologico e semiolinguistico e a una sistematizzazione dei rapporti tra modi essendi, modi intelligenti e modi significanti, che è la caratteristica, il marchio di fabbrica, diciamo così, del modismo. Perché appunto, da un lato, dalla parte del linguaggio ci sono i modi di significare, i modi essendi dal lato della realtà, che corrispondono alle proprietà delle cose, e queste proprietà non sono nient'altro che gli accidenti, non sono niente di diverso, quindi rientrano nelle categorie aristoteliche, non sono un qualcosa, un terzo mondo platonico, no, sono proprio quelle robe lì, operazioni, accidenti, qualità, eccetera, eccetera. E poi ci sono i modi intelligenti, che sono l'aspetto cognitivo, ciò che è nella mente e che media rispetto ai modi significanti. E quindi quello che fanno è di sovrapporre allo schema, cosiddetto triangolo semantico aristotelico, il triangolo dei modi, nel modo distinguendo appunto la relazione di significazione lessicale dalla consignificazione grammaticale. E infatti modi significandi vengono chiamati anche razione consignificandi, perché la significazione è chiamata anche ratio significandi, ovvero una relazione di significazione, e funzionano più o meno così. C'è un suono della voce, che la vox, che l'espressione fonica, che significa una certa cosa mediante il concetto. Sono molto, molto tradizionalisti in questo, non c'è una significazione diretta delle cose, e questo gli serve anche per spiegare come funziona la consignificazione da parte della stessa vox delle proprietà delle cose in quanto modi di essere, attraverso i modi di comprendere. Nel senso che i modi di significare sono, diciamo così, built in, si potrebbe dire, nelle parole, e veicolano un modo di comprendere le cose. Quindi per questo che dico che i nomi non significano le sostanze, significano una cosa qualsiasi, perché possono significare anche delle qualità, delle quantità, delle relazioni, come se fossero delle entità indipendenti come le sostanze. Questa è l'idea.
I sostantivi in particolare hanno proprio questa caratteristica ulteriore di significarne l'essere per sé, l'essere indipendenti e quindi di poter sussistere da soli. Ma non è una caratteristica dell'oggetto significato, perché le qualità non sono sostanze. È una caratteristica del nostro modo di rappresentarli, modi significanti, e di comprenderli, che derivano da modi di essere che però non sono della cosa significata. Questo schema è servito a molti per prendere un po' in giro i modisti, pensando che avessero una teoria della corrispondenza speculare tra linguaggio e realtà. Ma non è così. Speculativo non vuol dire quello. Vuol dire che fanno parte delle scienze speculative. Vuol dire che sono scienze aristoteliche nel senso pieno, sono scienze del perché, lo vedremo tra un attimo, e neanche scienze del che. I modisti, proprio per le ragioni che vi ho detto prima, sono ben consapevoli del fatto che i modi di significare di una parola non necessariamente corrispondono alle proprietà della cosa significata. Però questo non toglie che essi derivino dalle proprietà delle cose. Infatti Boezio di Dacia dice, e sono quasi alla fine, benché tutti i modi di significare debbano necessariamente avere origine dalle cose, e questa è una cosa su cui loro tengono molto, perché altrimenti i modi di significare sarebbero dei figmenta, sarebbero delle invenzioni dell'anima. Allora, loro pretendono che siano radicati nelle cose, ma dicono non è necessario che essi derivino dal significato della parola di cui sono modi di significare. Possono derivare da proprietà di altre cose. E quindi i due triangoli sono svincolati uno dall'altro. Non c'è corrispondenza bionivoca tra elementi del linguaggio e elementi della realtà. Non sono come quelli che inventano Albe di Neitas, per intenderci. Loro non l'ho mai trovato nei loro scritti. Quindi il senso di speculativo va ricondotto alla classificazione delle scienze in pratiche speculative, all'interno delle quali i modisti pensano di collocare anche la grammatica come scienza in senso aristotelico, che si occupa di oggetti universali, modi di significare, che sono caratteristici di tutte le lingue, non di una lingua del latino. Su questo magari non ci hanno azzeccato tanto, perché tante caratteristiche su cui hanno riflettuto sono tipicamente del latino, però se ci pensate, cioè Charles Fillmore ha ritirato fuori la sintassi, la grammatica dei casi profondi, e la riflessione sui casi che fanno anche i modisti, pur essendo una caratteristica del latino, la fanno diventare una caratteristica che può effettivamente funzionare come i casi profondi per tutte le lingue. E quindi, secondo me, vanno un po' rivalutati. C'è un'ultima distinzione che volevo fare a conferma di quanto vi ho detto, ovvero c'è un primo commentatore ai modi significanti, che è questo maestro Simone, che forse Simone di Dacia, non si sa, e che commenta anche i Tractatus di Pietro Ispano negli anni 80 del XIII secolo, se ne parlava anche al convegno su Dante, e i primi cinque libri solo, i primi cinque Tractatus di Pietro Ispano, perché da buoni modisti sono della supposizione, loro non importa assolutamente nulla, poi sono grammatici, quindi, ma anche come logici sono proprio contrari alla supposizione. E quindi commentano tutti i Tractatus tranne quelli che parlano di supposizione. E quindi io ci vedo una mossa politica dietro questa cosa qua. Comunque, questo Simone distingue tre tipi di grammatica che sembrano proprio riflettere questa evoluzione che ho cercato di mostrare. E la distinzione poi è ripresa anche da Radulfus Brito negli anni 90. C'è una grammatica positiva che studia i significati delle parole, il modo in cui si formano lettere e sillabe, è tramandata dagli auctores e si chiama scienza de lingua. E che corrisponde forse anche alla grammatica così come la intendeva Dante, nel senso che il latino è esattamente questa roba qui, quello che si legge negli auctores e su cui si può ragionare. Poi c'è, ed è positiva perché? Positiva perché è frutto di una imposizione, è frutto di una convenzione,
di un'autorità che ha deciso che funzionava così, e di una lex positiva. Questa è una terminologia che deriva completamente dal diritto. Poi c'è una grammatica usualis che studia gli usi linguistici in quanto effetti sintattici di cause che rimangono fuori dalla propria portata, e allude a questa come a una scienza qui o del che, secondo la classica distinzione degli analitici secondi. E questa è la grammatica di Prisciano. Quindi la grammatica di Prisciano è una riflessione, è una scienza del che, perché descrive, diciamo così, cosa succede nella grammatica, nel latino, nella lingua che usiamo, e però rimane sempre legata al latino. E poi c'è una grammatica speculativa, detta anche regularis e inquisitiva, che studia le cause e i principi di questi effetti e usi grammaticali, ovvero i modi significanti, che vengono quindi presi come oggetto universale di una grammatica scientifica in senso aristotelico. È una teoria molto complessa, per cui ve ne parlo magari un'altra volta. Mi basta sottolineare appunto che l'approccio alla grammatica, allo studio delle lingue, sia profondamente cambiato, pur i testi essendo gli stessi. Se perdonate Prisciano e per l'Alto Medioevo si trattava di una disciplina strettamente legata allo studio dei testi classici, la grammatica positiva, e alla padronanza del latino come lingua veicolare, grammatica usualis, col XIII secolo, sulla scia probabilmente della riscoperta della logica nuova di Aristotele, l'assimilazione degli analitici secondi, sia un cambiamento di collocazione della grammatica che fa da contraltare al suo declino come disciplina guida nell'ambito dell'enciclopedia delle scienze, dove la logica acquisisce la posizione dominante, mettendo in ombra soprattutto la retorica ciceroniana. Abbiamo detto 50 volte. La grammatica è concepita come una scienza filosofica speculativa che non si occupa più solo del latino, ma elabora un approccio universale allo studio delle lingue, inaugurando una tendenza che giunge fino a noi, dalla grammatica speculativa di Peirce, alla grammatica categoriale di Husserl, alla sintassi chomskiana, pur nelle ovvie differenze. E con questo vi ringrazio. Grazie a te per questa presentazione così ricca e su un arco cronologico così ampio. Devo dire che io ho sempre trovato estremamente affascinante vedere dei modisti, anche se seguito a fare avere grosse difficoltà a comprenderne alcuni aspetti. Non sei l'unico. Dopodiché, se uno dei messaggi che trasmettono è quello che, come dire, basta l'efficacia comunicativa anche a scapito della correttezza grammaticale e sintattica, ah, è il contrario. Ah, bene, ecco, perché diciamo alla luce di alcuni messaggi che ci arrivano agli studenti, ecco, questa disattenzione alla correttezza grammaticale mi impiegherebbe assai. Ho avuto uno scambio con i colleghi sono i primi durante il weekend che hanno ricevuto messaggi, diciamo, imbarazzanti dal punto di vista della correttezza grammaticale sintattica. Sono i premodisti che sono però sì, non è che dicono qualsiasi strafalcione va bene, non dicono così, dicono deve esserci una giustificazione ed una scelta stilistica precisa, non è che ognuno fa come gli pare, ecco. Questo è confortante. No, adesso a parte gli scherzi, sono tenuti questa maniera di complesse. Io magari prima di sentire e mentre invito, diciamo, i presenti, ma anche quelli che sono a distanza, a pensare alle tue domande, vorrei diciamo un chiarimento ulteriore su quello che tu hai detto alla fine, cioè sottolineando in che senso questa grammatica di notizia è una grammatica speculativa. Perché è evidente che c'è dietro, diciamo, un ripensamento della grammatica alla luce di standard di scientificità dati e dettati da Aristotele, quindi non è più, appunto, si tratta di una logica speculativa perché prende a oggetto elementi universali che sono comuni a tutte le lingue e va benissimo questo. Però, diciamo, se si deve far rientrare questa grammatica speculativa all'interno di distinzioni, come dire, fra le varie forme di sapere che risalgono alla tradizione aristotelica, e se, diciamo, questa grammatica è speculativa perché si cerca di far entrare la grammatica fra le scienze teoretiche, in qualche modo, ecco, quello che vorrei capire è fino a che punto questa operazione è fattibile.
Perché diciamo, la distinzione diciamo, fra scienze teoretiche e pratiche in Aristotele ha a che fare con vari aspetti, ma anche e soprattutto con il fatto che le scienze teoretiche prendono oggetto delle realtà che esistono indipendentemente da noi, no? Per loro anche gli enti matematici, ma sicuramente la realtà fisica o le sostanze diciamo, sono realtà che noi conosciamo e possiamo conoscere scientificamente, e sono realtà che sono indipendenti da noi, no? Ora, se c'è un aspetto che caratterizza in qualche modo le arti del trivio, è quello che invece hanno a che fare con modi diversi, con il linguaggio umano, che è per così dire un prodotto umano. Ecco. Volevo capire, diciamo, se, diciamo, fino a che punto c'è questa sovrapposizione fra le caratteristiche di scientificità che la grammatica speculativa vuole avere e la distinzione, diciamo, aristotelica, visto che stiamo parlando di pensatori del XIII-XIV secolo, fra scienze teoretiche e scienze pratiche, e appunto quali sono i limiti di questa, diciamo, universalità e scientificità a cui aspira questa grammatica speculativa. Allora, ci sono due possibili strade per rispondere. Una è legata alla collocazione. Effettivamente, se tu guardi le classificazioni delle scienze, non so, di un brito, non troverai mai la grammatica e neanche la logica sotto le scienze speculative, ma sono scienze considerate adminiculative, ovvero che servono da ausilio alle scienze speculative. Mentre la retorica, di cui Brito peraltro si occupa rarissimamente, è molto più orientata alle scienze pratiche, almeno nella interpretazione che poi ne dà Egidio Romano nel commento alla retorica. Per cui una prima risposta potrebbe essere questa. Hanno uno statuto scientifico, così come ce l'ha la logica, non so modo, che si occupa, anche la logica non si occupa di filmenta, insomma non si occupa di invenzioni, ma si occupa di descrivere quali sono i ragionamenti corretti, la sillogistica, le fallacie, eccetera, eccetera. Questa è la prima linea di risposta che mi sentirei di sposare, perché effettivamente non si trova in nessuno, neanche nel Martino di Darcio e Boezio, la classificazione delle scienze, pare che non se ne trovano proprio, però la classificazione della grammatica tra le scienze speculative. Però la scelta del termine speculativo è caratteristica, sicuramente caratteristica loro, e indica un'opzione sicuramente forte, un modo di intendere queste caratteristiche grammaticali che sono sì derivate dalla invenzione umana, ma effettivamente nei testi modisti le trovi quasi oggettivate. E questa è la cosa che caratterizza sia l'approccio alla semantica lessicale, sia alla, perché in fondo la semantica lessicale anche quella deriva da usi e da convenzioni, no? Quindi se vuoi fare la semantica faceva parte a tutti gli effetti della logica medievale, no? Fosse nei termini della teoria della supposizio o nella riflessione sull'equivocità, eccetera, eccetera, era parte della logica. E quindi la stessa obiezione potrebbe essere mossa anche per quello, ma in entrambi i casi, sia per lo studio del significato da parte dei modisti, in quanto logici, perché poi non dobbiamo dimenticare che questi non insegnavano solo grammatica, insegnavano anche logica, e Brito insegnava tutto, devo dire, e quindi erano filosofi a tutto tondo, Boezio di Dacia, non c'è bisogno che te lo dica io, erano filosofi a tutto tondo, quindi portavano anche nella grammatica, nella riflessione, nella speculazione sulla grammatica, tutto il peso della loro preparazione filosofica. E quello che facevano effettivamente era quello in qualche maniera di oggettivare le relazioni di tipo semantico, di tipo sinsemantico, si potrebbe dire, che si trovano nel linguaggio a livello appunto di significati lessicali o di significati grammaticali. E quindi in qualche maniera queste caratteristiche sono in modi significanti, sono caratteristiche
una volta stabilite, diciamo così, sono caratteristiche delle lingue. E quindi in qualche maniera vengono oggettivate per riconoscimento collettivo, insomma, in qualche maniera. Non solo, ma tutta la discussione che fanno Martino e Boezio, in polemica reciproca, su dove si trovino sti cacchi di modi significandi, per Boezio di Dacia si trovano nella Vox, sono caratteristiche proprio della Vox. E quindi, così come i modi essendi sono proprietà delle cose, così questi sono proprietà. Però dire questo è un modo significandi rispetto a una parola non sarei mai in grado di dirlo. E lui è il più vicino, devo dire la verità, a una prospettiva morfologica, diciamo così, nel senso che effettivamente tende a discutere alcuni fenomeni, come quello del comparativo, o delle variazioni dell'aggettivo, eccetera, in termini decisamente molto più vicini alla morfologia di quanto non facciano tutti gli altri. Martino invece cosa dice? Che i modi significanti associa il modo significanti al morfema, esatto. Morfema che prende, che modifica, esatto, che modifica la radice. Esatto. Martino di Dacia ha una soluzione che apparentemente molto teoricamente molto elegante, però che pone qualche problema. Dice: i modi significanti, i modi intelligenti, i modi essendi sono la stessa cosa, ma con modalità di esistenza diverse. Quindi è come si trovano come in un segno nella Vox, come in un sostrato, non so, nella res, e come quindi, e non mi ricordo come cosa, come una qualità, insomma, nella mente. E quindi, però, dire che sono la stessa cosa è come, dice, come Socrate che si trova un giorno, un momento nel foro, in piazza, una volta a casa, una volta a letto, insomma. È una soluzione che a me non ha mai convinto molto, infatti il Boezio di Dacia lo bastona. E quindi c'è effettivamente l'idea che si possano in qualche maniera individuare queste qualità, queste caratteristiche, queste proprietà delle parole. Ma che cosa siano? Nessuno sa. Grazie. Intanto c'è qualcuno che vuole fare domande, osservazioni, richieste di chiarimento. C'è Renato. Ah, ecco, prego. Ciao Renato. Buonasera, buonasera, mi si sente? Ciao Renato. Salve, allora, veramente una conferenza molto interessante. Io avrei un'osservazione su un punto del tutto marginale, che però mi interessa molto, perché nel corso del tuo discorso hai fatto due volte riferimenti a, chiamiamole, rivalità fra le arti del trivio. All'inizio, quando hai citato il problema per cui già Quintiliano diceva che i grammatici si andavano rubando un po' i temi dei retori, che è una cosa che poi sono certo si ritrova anche successivamente, anche nel tardo antico, non sono riuscito a focalizzare chi lo dice. E poi quando dicevi, sulla base degli studi molto importanti della Rosier e della Grund, che c'è quel momento fra XI e XII secolo dove si fa proprio un mix di dialettica e grammatica. La domanda che ti faccio, ma vedrai che la porto insomma nella direzione che più mi interessa, è questa: hai anche tu l'impressione a questo punto, come grande parte della storiografia, che è quella che ci va a perdere in questo scambio, diciamo, di piccoli, di competenze, di temi, finisca per essere la retorica piuttosto che la grammatica o la dialettica? Insomma, dal tuo punto di vista, confermeresti questa impressione? Assolutamente sì, soprattutto la retorica ciceroniana, che viene... subisce un declino evidente dall'inizio del XIII secolo in avanti, e la riscoperta della retorica aristotelica non riporta in auge, diciamo così, l'interesse per la retorica, che rimane sempre molto molto marginale, tant'è che i commenti sono pochissimi, insomma, me ne sono occupato un po' perché era così. All'epoca mi interessava, avrei voluto fare la tesi di dottorato su quello, poi in realtà ho cambiato idea perché non era abbastanza
stimolante, diciamo così. No, è che Egidio Romano è prolisso e molto chiaro, per carità, però vabbè. No, no, sicuramente la retorica è quella che ci rimette. È molto interessante il commento alla retorica di Aristotele di Giovanni di Chandin. E non so se Jacopo Costa ha finito e ha pubblicato già la... No, però stava lavorando, terminando l'edizione. Che lì c'è una ripresa anche della retorica ciceroniana nell'ultimo, nel commento al terzo libro, e c'è una digressione anche sui colores retorici che è presa proprio dal De Invenzione, insomma, pari. No, sì. Quello è un testo molto molto interessante, c'è quell'articolo anche che ha fatto proprio Jacopo di presentazione in un volume curato dalla Frédéric Werther sulla retorica e i commenti alla retorica di Aristotele, che è molto molto interessante anche per l'operazione politica che ci vede, che ci legge. Ti ringrazio, è una conferma per me importante, insomma, vederla anche da un altro punto di vista. Grazie Costantino, grazie Luca. Ringrazio anch'io il professore per la lezione davvero molto chiara su, tra l'altro, argomenti insomma, di difficile comprensione, no? Almeno per chi non se ne è mai occupato in maniera diretta. E volevo porre due domande. La prima riguarda la diffusione della, diciamo, di questa tradizione della grammatica speculativa nel XV secolo. Perché tra l'altro notavo, ma diciamo in maniera anche qui del tutto incidentale, che poi tutto sommato nell'umanesimo alcuni umanisti, non voglio dire che insomma giungano a conclusioni simili, però come dire, sembra che per vie differenti, no, ci sia anche un po' questo tentativo, no, di ripensare il rapporto tra grammatica e pensiero, per cui... Ecco, mi interessava capire poi effettivamente l'influenza che questa tradizione ha avuto nel XV secolo. E poi una seconda domanda, se possibile, una, come dire, richiesta di approfondimento, comunque qualche consiglio bibliografico, sul riferimento che faceva lei all'inizio in merito a Pascasio Radberto, a questo curioso caso della transustanziazione, perché... Anche qui, in maniera del tutto curiosa, ecco, mi è capitato quest'estate di occuparmi di alcuni sermoni di un vescovo del XV secolo, il quale citava proprio Pascasio Radberto quando doveva spiegare la transustanziazione. La cosa curiosa, appunto, è che questo vescovo era un esperto di grammatico, comunque possedeva i testi di Prisciano, era un appassionato lettore di Cicerone, e quindi insomma mi incuriosiva questa cosa e insomma credo che sia appunto abbastanza peculiare, ecco, nel panorama, ecco. Grazie. Allora, premetto che non so nulla della fortuna dei modisti nel XV secolo in generale, però mi è capitato a Bologna, cioè ho l'impressione che abbiano avuto una longue durée proprio molto molto, e c'è qualche articolo, ma non l'ho ancora esaminato, di Knefkens, il collega olandese che adesso è in pensione, però che ha studiato qualcuna di queste grammatiche speculative, diciamo, che però tendono, da quello che ho visto io, a ripetere, se va bene, Tommaso da Erfurt. Come modello. Mi è capitato proprio un caso in un manoscritto di Bologna che è conservato alla biblioteca universitaria, che è stato composto nella biblioteca dell'Osservanza, nella biblioteca di San Paolo in Monte, che era appunto l'Osservanza, che si trova un po' fuori su un colle, fuori dalle porte di Bologna, e in questa il compilatore dice, esplicita anche le proprie fonti, e dice che per la prima parte, quella dedicata alle parti del discorso, alla definizione delle parti del discorso, si rifà a questo commento di Simone di Dacia, oltre a un nuovo commento
sempre a Martino di Dacia, che probabilmente è quello di Gentile da Cingoli, che circolava evidentemente anche a Bologna. Ce ne sono ben 5 copie in Italia del commento di Gentile da Cingoli, quindi deve essere un'opera che ha avuto un discreto successo. E per la sintassi invece dichiarava di rifarsi a Tommaso da Erfurt. E infatti si ritrovano citazioni sia dal commento di Simone sia da quell'altro, e poi con una battuta di dubbio gusto dice che ha preso molte cose anche sulle figure, perché torna a parlare anche lui di figure retoriche, da un commentatore chiamato Monacus, semplicemente, alla dottrinale di Alessandro di Viladei, e dice De Floravi Monacum, dice ho preso, insomma, doveva essere una battuta che circolava parecchio. Diciamo che aveva almeno un doppio senso. Esatto, un po' greve. Questi libri lui dice che erano nel convento dell'Osservanza di Bologna, e quindi aveva una circolazione all'interno del conventi francescani e non solo, e credo che un vestigium, diciamo, di questo commento di Simone sia ancora all'Archiginnasio. Non sono ancora riuscito a vederlo, ma c'è nell'ultimo catalogo dei manoscritti datati, curato da Sandro Bertelli dell'Archiginnasio, c'è un commento attribuito a Martino di Dacia, attribuito appunto a Simone. È mutilo, non è completo, però insomma è una testimonianza interessante. Non so se sia lo stesso a cui fa riferimento anche questo anonimo francescano, però questo per dire quanto nel XV, questo è della metà del XV secolo, quindi evidentemente la richiesta per questo tipo di testi era ancora piuttosto forte. L'altra domanda che mi fa è su Pascasio. Ecco, ho scritto qualcosa anch'io, ti posso magari rimandare a quello che ho scritto io in varie sedi, magari anche in un convegno di Spoleto su significare e comunicare nel Medioevo, insomma, nell'Alto Medioevo, in cui affrontavo per la prima volta, seconda volta, il rapporto tra Pascasio e i grammatici, perché c'è proprio un riferimento molto preciso alla concezione del segno che hanno i grammatici, in cui appunto il segno non si distingue così tanto dal significato. Però non è chiarissimo cosa voglia dire. Grazie. Grazie. Sì, ci sono domande? No. Io ho due curiosità. Sì, allora, non mi si sente perché c'è il microfono. Due curiosità. La prima riguarda appunto come l'evoluzione del genere, le tendenze che ci hai mostrato di sviluppo della disciplina incidono poi sulle pratiche didattiche. Tu hai fatto un riferimento alla presenza certificata a Bologna dei trattati dei modisti attraverso la mediazione di Gentile, ma mi chiedevo se al di là della, diciamo, consistenza della tradizione manoscritta, che è un indicatore importante, non faceva il riferimento alle 5 copie italiane, ci sia qualche riflesso e qualche, diciamo, evidenza positiva invece nei testi, negli statuti, perché questo a me sembra che manchi. Per esempio, io conosco gli statuti delle università di recente fondazione, cioè da Praga in poi, 1848 in poi, che è vero che si attengono una certa inerzia alle, diciamo, indicazioni parigine, ma mi sembra che continuino a menzionare Prisciano. Prisciano, sì, sì. Mi chiedevo se questa, diciamo, distinzione fra grammatica positiva, usualis e speculativa, oltretutto sia anche intesa come una progressione pedagogica, cioè ci può essere una qualche, come dire, idea che si debba studiare grammatica, quella tradizionale, all'inizio per acquisire rudimenti e poi insomma si possa passare successivamente a quella speculativa. L'altra domanda che avete, una curiosità, è se questi autori con l'ambizione appunto di individuare questi, diciamo,
modi universali che non rimangono esclusivamente alla lingua latina, portino qualche esempio anche, ad esempio dal volgare o da no, o perlomeno comparato al latino e greco? No, al massimo a cui arrivano è rilevare che non c'è l'articolo in latino, ma che c'è nelle lingue volgari, questo lo dicono, ma non c'è molto. No? Il latino accademico. No, perché veniva dall'uso poi, certo, ovviamente, del volgare. Certo. Purtroppo, prima che si arrivi a pensare di normare, che sia possibile descrivere, fare la grammatica della lingua volgare, passano ancora, si arriva al XV secolo abbondante, ecco, 15-16 anni. Ma scusa, perché mi interessa anche a me, poi dopo torni un'altra domanda, ma quindi questa ricerca di caratteristiche universali comuni a più lingue? È molto teorica, nel senso che non c'è poi un riferimento nemmeno ai volgari, perché l'altra domanda che vi facevo è, diciamo, questi autori peraltro sono curiosamente quelli principali, sono tutti danesi, si sa perché, non è gente che conosca tante lingue, nel senso che conosceranno la loro lingua madre e il latino, diciamo, che è come la, insomma, lingua franca, come l'inglese dei fisici oggi. Però sanno che esistono altre lingue, sanno che c'è il greco, sanno che c'è l'arabo, per esempio, cioè lingue che hanno una struttura profondamente diversa. Ma l'interesse però non è un tema che non affronta. No. Direi di no in generale, anche se ogni tanto affiora qui e là qualche esempio, ma ti dico, mi è capitato una volta di trovare un esempio di ambiguità di una parola. Adesso non ricordo neanche, Gleba, in un testo di questo It Pippius di cui mi sono occupato, emulo di Radulfus Brito, che dice, e questo rivela forse l'origine polacca di questo, rileva come Gleba, che vuol dire terra, Zolla, quello che vuol dire, sia quasi omonimo di Klep, che in polacco vuol dire pane. Interessante, perché io non avevo mai incontrato una roba del genere, però è nell'ambito non di una riflessione grammaticale, ma di una riflessione semantica sulla equivocità intralinguistica, addirittura neanche linguistica semplice. Quindi Non mi pare che sfruttino questa loro caratteristica, perché non c'è proprio l'idea che una lingua volgare possa essere affrontata con gli stessi strumenti, anche se loro aspirano all'universalità, però evidentemente la massima dell'universalità, il massimo dell'universalità è il latino. E l'unico che si interessa di altre lingue è la cosa. Posso pensare che ancora sono lingue che non hanno una grammatica, no? C'è ancora il problema di una qualche stabilizzazione di certe strutture. Però esiste il greco, lo sanno, non lo conoscono. Non lo conoscono, ovviamente. Esiste l'arabo e lo sanno, esiste l'ebraico. Cioè, ma l'unico che si interessa. C'è gente che parla quelle lingue. L'unico che si interessa di queste cose è Bacone, però. L'unico. Resta veramente una mosca bianca, perché per il resto. Ho dimenticato l'altra cosa. Diciamo, se ci sono riflessi, tracce anche a livello statutario, sì, di qualche sorta formale. Ho riletto recentemente, proprio in prospettiva, per capire cosa veniva insegnato, in relazione a questo PRIN che avevamo, adesso non so se ce l'hanno restaurato, sulla biblioteca di Santa Croce a Firenze, quindi siccome lì ci sono dei testi grammaticali, ma non sono particolarmente interessanti, un paio di copie di Prisciano, ma senza glosse, senza quasi niente, però c'è qualche frammento, non so, ci sono le opere grammaticali di Giovanni Garlandia, c'è una copia del dottrinale commentato, glossato, che corrisponde alla glossa di cui si è occupata sempre Andron di Parigi, c'è un frammento di una grammatica per domanda e risposta, che erano, da quel che capisco, gli strumenti. C'era
se non sbaglio, circolavano anche nel centro Europa, tipo che di cui si è occupato anche Pinball, tra l'altro, in una pubblicazione che non conoscevo, un tipo di trattato per domande e risposte che si chiama Remigius e un altro che si chiama Janua. Ci sono cioè le grammatiche elementari che circolavano a livello di formazione di base proprio, cioè ovviamente uno doveva già sapere il latino elementare, quindi doveva aver frequentato un maestro di grammatica nelle scuole cittadine o ecclesiastiche che ci potevano essere organizzate a livello cittadino, e quando entrava in convento, quindi l'ingresso era regolato più o meno sui 18 anni, ma si è sempre teso a prenderli più giovani, e quindi quando entravano erano già infarinati e quindi potevano affrontare già lo studio probabilmente di una grammatica più avanzata. Non ho mai trovato testi modisti per adesso, anche se influssi modisti sulle glosse, ai testi logici ci sono, ma di grammatica non ho trovato proprio niente. L'unica traccia che ho trovato, e sono sicuro però che a Bologna si insegnavano sia i Tractatus di Pietro Ispano, sono previsti dagli statuti del 1408-5, non mi ricordo, dell'inizio del 400, ma i modi significandi no. Sono previsti a Firenze invece, negli statuti di Firenze ci sono, e lì alla Laurenziana c'è un commento a Pietro Ispano, però di questo Chellino da Bologna, che però è il XIV secolo, insomma più avanti, perché la cosa buffa è che questo Simone commenta, io credo che sia la stessa persona, commenta sia i Tractatus di Pietro Ispano sia i modi significandi, e siccome i Tractatus a Parigi non erano insegnati a livello universitario, erano probabilmente insegnati come ripetizione quasi privata da docenti dell'università per introdurre gli OFA dell'epoca, esattamente. E immagino che anche Martino potesse essere usata allo stesso modo. A Bologna vengono inseriti proprio i Tractatus, vengono inseriti proprio nel curriculum, per cui probabilmente arrivavano un po' più bisognosi o fabili, diciamo. E sono sicuro che Gentile abbia insegnato anche i modi significanti, oltre che Prisciano minore. E il fatto proprio che si trovino, se questo è Simone di Dacia, anche Simone di Dacia ha commentato il Prisciano minore, le questioni su Prisciano minore. E probabilmente Martino di Dacia e più Prisciano minore, proprio perché Martino sulla sintassi era molto debole, potevano costituire l'insegnamento della logica che introduceva a Prisciano, per proprio, secondo una mia ipotesi, molto così. Grazie. Allora, grazie. Stefano Simonetta. Un minuto perché è tardi. E sono due curiosità. Ti riporto anch'io su Pascasio, Andrea mi ha anticipato, perché tu hai detto non ve ne parlerò e con quel gesto parlando così. Automaticamente io sono disobbediente, mi hai fatto venire voglia di tornare lì e tanti poi leggerò anche molto volentieri il tuo contributo, ma la domanda era, hai trovato qualcosa di inverso, cioè Pascasio, ci dicevi, usa la litera per chiarire la sua posizione sulla transustanziazione. C'è anche la cosa opposta, cioè nello stesso periodo, nello stesso nono secolo, qualcuno che invece ha una posizione diversa e la appoggia anche in questo caso a motivazioni di natura grammaticale, oppure no? Il Maratramno di Corbì, che polemizza contro di lui, non coglie neanche il problema. Tant'è che tutto anche, e anche secolo dopo, due secoli dopo, Berengario di Tours polemizza sul piano filosofico, polemizza sull'interpretazione letterale o metaforica del corpo, del vino, eccetera, eccetera, ma non colgono proprio il riferimento ai grammatici, sparisce completamente e quindi si perde. Doveva essere la cosa che
doveva far scattare, perché insomma l'intercambiabilità fondamentalmente dell'applicabilità del termine littera sia al parlato che allo scritto serviva proprio a Pascal per dire: quando leggi la lettera scritta è trasparente, passi direttamente a pensare al suono. E lo stesso avviene nella transostanziazione, in cui c'è ancora sto velo del pane, degli accidenti, non ne parla ancora in termini di transostanziazione naturalmente, ma la sostanza è cambiata e fa riferimento a tutti i miracoli, eccetera. L'unico motivo per cui c'è questo velo è per proteggerci, perché se no saremmo un po' sconvolti, un pezzo di carne sanguinante sarebbe un po' così. E quindi, però, dice, questo qui funziona esattamente come il segno dei grammatici, in cui, e tra l'altro fa riferimento anche ad altri esempi veterotestamentari, quello del Tau di Geremia, della lamentazione di Geremia, è considerato appunto un segno della croce, che è già una croce esso stesso. E quindi è un'altra esemplificazione di questo del funzionamento delle lettere rispetto a un significato, che sia il significato del parlato, sia il significato della figura in quanto preannuncio, perché lui gioca anche sull'ambiguità di figura, perché figura è sia la caratteristica del suono, della lettera, sia il tipos, e quindi insomma. Quando dice che non tutte le figure sono ombre e falsità, insomma, si riferisce proprio al fatto che ci sono alcune figure che sono anche verità. Quindi, insomma, leggete. No, sai che mi ero messo in testa quasi di tradurlo, il trattato di Pascasio e anche quello di Latrano, perché sono molto interessanti. E poi hanno una storia dopo, che vengono ripresi continuamente. Andrea diceva di questo vescovo che riprende Pascasio, Latrano è tirato fuori da Calvino, diventa... l'alfiere della cosiddetta interpretazione simbolica dei sacramenti, che simbolo non ci azzecca per niente, bisogna vedere come lo si intende, però ha una storia molto molto, un po' come i libri carolini, ecco, che vengono ripresi in funzione anti iconica, insomma. Tutto un periodo che andrebbe studiato molto di più, quello carolingio. Grazie. Sì, prego. Grazie appunto del concetto dell'universale. Se capito bene, anche diciamo nella grammatica precedente, esiste questa idea della corrispondenza tra la natura e il linguaggio, cioè tra la composizione della natura e la natura e la composizione del linguaggio. Mm-hmm. Quindi, se poi quando viene formulata espressamente l'idea di una grammatica, diciamo, universale, però poi dopo non si fanno riferimento ad altre lingue, in realtà, in che cosa si differenzia questo universale dei modisti rispetto all'universale precedente che corrisponde al rapporto della natura e del linguaggio? Buona domanda. No, i modisti, diciamo, che aggiungono quel dispositivo di corrispondenza e di la teoria dell'origine reale dei modi di significare, che conferisce anche maggiore oggettività, anche tutto sommato, a queste caratteristiche. Sull'universalità, sai, non aggiungono molto a quanto dicevano anche Leopoldo Kilwow e gli altri, ecco, questo d'accordo. E poi ovviamente noi ci aspetteremmo un maggior comparatismo, ma non funzionava così, e quindi... No, il parallelismo che tu a cui fai riferimento tra la sintassi e come è fatto il mondo è una cosa che permane chiaramente anche con i modisti, per cui quando devo spiegare come funziona la congiunzione a livello di
sia di parole che di frasi, fanno riferimento agli strumenti che usiamo per costruire, quindi i chiodi, la colla e tutte queste cose qua, per cui fanno sempre riferimento a qualche fenomeno che ha a che fare con come è fatto il mondo, a livello sia di oggetti naturali che di oggetti artificiali, però a loro serve per fondare una scienza che non sia di pura fantasia, ecco, di lingue inventate. Ecco. Le lingue non sono inventate, le lingue hanno un radicamento nel come sono fatte le cose, nel come agiamo per trasformare le cose e quindi hanno una loro solidità anche ontologica in qualche maniera. Questo è caratteristico dei modisti. Credo. Grazie ancora Costantino e di Stalova io penso che sia il caso di concludere, ringrazio tutti, invito diciamo al prossimo seminario, troverete le indicazioni sul nostro sito e nonché comunicazioni a riguardo. Grazie ancora Costantino Marmo per questa bella e bellissima lezione. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci, allora alla prossima. Arrivederci, a presto.